Oh, fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube. Buongiorno, 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 buongiorno. Dai che è venerdì, dai che è venerdì. Su, ragazzi, dai che è venerdì. La 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 la
ragazzi, che è l'ultimo weekend del mese che poi arriva. Il mese che odio di più. Il Natale. Ecco, dicembre è il mese che molti lo amano, che prendono la tredicesima, che poi comunque va via tutti i regali. Odio il Natale. Questo qua è un concetto di base. Che proprio da quando sono andate via le mie nonne, che sono andate su in paradiso, io ho iniziato a odiare il Natale, perché il Natale deve essere una cosa di famiglia, che si riuniscono le famiglie, che si sta bene assieme e tutto. Quando io non vedo più, vedo che inizia ad essere già smantellata la famiglia, mi viene automaticamente un granché di tristezza. Un granché di tristezza. E frustrazione quasi, perché ti ricordi i Natali da bambino, ti ricordi i Natali quando c'era una famiglia unita, era una famiglia numerosa. Più si va avanti con l'età, poi adesso che sono anche vivo in un'altra città rispetto ai miei genitori, o stando con la mia bambina, insomma, sono anche lontano dalla mia fidanzata, non è un Natale che mi fa piacere. Sono sincero, non è un Natale antipatico, diciamo, più dei soliti. Però noto che ogni anno, cazzo, lo reputo sempre una merda, sempre di più. Vabbè. Detto questo, a parte questo, signori miei, a parte questo, oggi voglio parlare di un argomento che non ho mai parlato, di un calciatore che non ho mai parlato. Decathlon. Decathlon. Un acquisto che adesso sembra Maradona, un acquisto di Paolo Maldini, dove non gli è stato te dato tempo di ambientarsi. Poi lo stesso Paolo Maldini è stato cacciato, e dopo una stagione dove Decathlon con noi sembrava che aveva, ragazzi, disimparato completamente a giocare a calcio. Completamente a giocare a calcio, ragazzi. Però Maldini, ragazzi, l'acquisto di Cataler, che si era impuntato per spendere tutti questi soldi, a numeri l'aveva azzeccato. Poi ci sono tanti fattori. Ci sono tanti fattori del tipo sarebbe esploso la seconda stagione. Vi ricordo che anche un Sandro Tonali nella prima stagione aveva fatto molto, molto, molto male. Nella seconda aveva fatto molto meglio. No, la seconda stagione aveva fatto una grande stagione, molto male la prima, una grande stagione la seconda. Così è stato 2 anni con noi. Sì, l'anno del quinto posto, e poi c'è stato l'anno dello scudetto. E dopo è stato ceduto, ma anche per le cose che si sanno, per le scommesse, cosa è, però vabbè. La cosa grave è stata quella nello stesso tempo che è stato via Maldini. Io sono sicuro che Maldini De Catalella l'avrebbe tenuto, perché ha sempre detto una cosa Maldini: i giovani vanno aspettati. L'unica cosa che però mi fa un attimo pensare è che, ragazzi, giocare a San Siro, sia per Milan che per quelli che vanno a giocare a San Siro con la maglia del Milan e dell'Inter, San Siro è uno stadio di merda, ma non per le due curve, per i distinti sono terribili. I distinti a San Siro sono i vecchiotti, sono terribili, sono completamente terribili. Io mi ricordo quando ero ragazzino con l'abbonamento allo stadio, che ero lì nei distinti con mio papà. Minchia, ragazzi, non vi dico che bestemmie, che cose che li tiravano dietro. Cioè, gente che ha fischiato Seedorf da noi. Decathlon era partito benissimo. Mi ricordo una partita col Bologna vinta 2-0, che sia detta mia che dello zoccolo duro che di altri, sembrava veramente un fenomeno. Eravamo tutti esaltati, il Tring, tutti esaltati. Poi se l'hanno ritrovati tutti quanti a dire: non soltanto è scarso, ma ci sta sui coglioni. Anno dopo, e questo inizio di anno qua, sembra un fenomeno. Allora, aveva ragione Maldini?
I giovani vanno aspettati, come è stato fatto con Tonali e soprattutto Decathlon, che fra l'altro ci abbiamo rimesso dei soldi perché è stato pagato 38 milioni e ne abbiamo recuperati 28, se non erro, ci abbiamo buttato via 10 milioni. Secondo Decathlon sono stati buttati via 10 milioni più un acquisto di un anno. Cioè con quei soldi praticamente siamo andati a prendere quasi Emerson Royal, ragazzi. E poi volevo parlare di un altro giocatore, oltre Decathlon. Calulu ormai ho perso, anzi parliamo anche, vabbè, Calulu ormai ho perso le speranze perché mi incazzo e basta, perché veramente non l'ho capita, ma secondo voi, visto che è da lì, recupereremo quanto? 10-12 milioni se verrà riscattato dalla Fiorentina, lo abbiamo pagato 10. Con Fofana, Adli, scusatemi, ricompriamo praticamente i nostri soldi. Valeva la pena prendere Fofana per mandare via così tranquillamente Adli, sapendo che quando abbiamo preso Fofana c'era già Bennacer in rosa? Cioè, secondo voi, che Bennacer l'avete fatto infortunare voi non facendolo allenare, c'era tutta sta differenza fra Adli e Fofana nei soldi spesi e nei soldi che ci ritornano per Adli? C'è tutta sta differenza qua di 13 milioni? Io vi dico no. Io vi dico no, cioè continuano ad elogiarmi Fofana, 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 buona riserva. Come poi invece per me Adli è un'ottima riserva, ma se devo vedere nel Milan con i piedi, ok, io ci metto Adli prima di Fofana. Adli è stato trattato malamente da Pioli il primo anno che non l'ha neanche mai preso in considerazione, neanche mai preso in considerazione. Il secondo anno è stato impiegato male, è stato impiegato poco e male, tolto a fine primo tempo, non collocato in una specifica posizione. Parliamoci chiaro, Adli proprio Pioli non lo vedeva. Un ragazzo straordinario, fra l'altro un milanista verace, un milanista doc. Però concentriamoci su Decathlon. Quanti c'è? Vi faccio un altro paragone bello. Cioè Decathlon adesso quanto vale e Chukwueze quanto vale? Speso 28 milioni per Chukwueze. Se ti tenevi Decathlon, i 28 milioni di Chukwueze, potevi prendere un attaccante. Cioè, abbiamo fatto delle. Poi che con il senno di poi siamo tutti bravi a parlare. Ma se andiamo a vedere quello che abbiamo fatto delle porcherie da Kalulu ad Adli. Anche ci metto dentro lo stesso Salamaker. Lo stesso Salamaker, adesso come adesso, lo preferirei a Chukwueze, e non sto scherzando, almeno quello lì è più duttile. Non sto dicendo che Salamaker sia un fenomeno, ma lo preferisco a Chukwueze. Parliamoci chiaro. Uno sbocco alla partita, uno sbocco, uno spunto sulla partita di domani. Domani giochiamo ore 18, ragazzi. Spero che smuoviamo un po' la classifica, visto che è già spaccata. Da noi la Juve ci sono 6 punti, che la Juve è quinta. Spero che non ci fanno passare un altro weekend di merda. E mi auguro che se domani il Milan non vince subito mandano via Fonseca. Me lo auguro, non mi interessa come, dove, perché, quando abbiamo perso pareggiato di sfiga, arbitri, non arbitri, cosa è. Se domani non vinci, Fonseca lo devi cacciare via subito. Lo devi cacciare via subito. Lo dovevi già fare, adesso hai la possibilità di farlo. Poi, spunto un attimo, ragazzi, arriva il Natale. Andate a vedere le promozioni Free Day, Black Free Day, come cazzo si chiama, nel primo messaggio c'è il mio sconto che non è più 10, è 15%. Ok, e regalano anche la roba. A top spesa vi regalano una maglietta. Se siete un attimo fuori e volete fare un regalo, vi prendete un pensiero per voi stessi, magari qualcosa che volete, uno sfizio volete togliere per il Natale, e fate regalo anche all'amico con la maglietta gratis. A 54, 59 euro di spesa vi regalano la maglietta. Quindi con 59 euro potete regalare, fare un regalo a un amico e in più prendervi una cosa per voi, giacche, tute per i bambini, donna, se avete la donna sfegatata, di qualsiasi squadra le trovate, trovate tutto nel primo messaggio, sconto al 15%, questa qua è la parentesi natalizia per la mia decima sponsorizzazione di questo mese su Che Calcio. Benissimo, ragazzi. Ditemi qua sotto quello che pensate su queste porcherie, su Decathlon, se era giusto no tenerlo, puntarci, se Maldini l'avrebbe tenuto, perché il titolo infatti sarà "Ma Maldini l'avrebbe tenuto Decathlon". Andiamo a prendere questo, andiamo a fare delle delucidazioni e prendere spunto su questo video, mettendo come al solito dei messaggi coerenti come fate sempre voi.
Ci vediamo stasera in live alle ore 21, ragazzi, solito. Vi mando un bacio, vi mando un abbraccio. Ciao a tutti, ragazzi.